Hanno la freschezza e l'ingenuità degli abiti fatti in casa e diligentemente copiati dalle riviste di vita femminile i modelli presentati in questo originale défilé svoltosi a Milano. Le presentatrici non sono tali di professione e gli abiti che indossano se li sono confezionati e cuciti da sole. Si tratta infatti di un concorso che intende premiare, con la non disprezzabile somma di 1 milione, il miglior modello creato da sarte, diciamo così, dilettanti. Dal lago al milione. Un miraggio che ha tentato 11.000 concorrenti, ridottesi dopo durissima selezione a poche finaliste, ognuna delle quali rappresentava una regione d'Italia. Ha finito col prevalere Milena Tosi di Ferrara, rappresentante dell'Emilia.